La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha ospitato un seminario sul tema del ruolo delle opposizioni, delle minoranze nelle assemblee elettive. A relazionare il presidente della scuola, Yves Menis, ma professore Emanuele Rossi, oggi questo tema è attuale, quanto è attuale, quanto è sentito dalla cittadinanza? Beh, noi affrontiamo questo tema nella sua dimensione nazionale e non solo, perché avremo la presenza di funzionari parlamentari del Parlamento europeo, del Senato, della Camera e delle regioni, delle assemblee legislative regionali. E il tema mi pare di stretta attualità perché c'è un'opposizione nelle assemblee che ha un ruolo, diciamo sempre più forte di manifestazione di senso rispetto alle politiche decise dalla maggioranza, dai governi, dagli esecutivi, ma anche di proposte alternative. Però poi c'è un'opposizione che sta fuori dalle assemblee legislative, formata da chi non va a votare, formata da chi si oppone a determinate politiche, a determinate scelte, a determinate riforme, pensiamo a quello che ad esempio sta succedendo con la scuola. E quindi queste opposizioni che comunque hanno una rilevanza e hanno una voce sociale, ecco, non sempre trovano poi un'espressione dentro le assemblee elettive. Quindi il tema dell'opposizione è un tema caldo, rilevante e che pone interrogativi proprio sul piano delle istituzioni, come poter ascoltare, recepire e in qualche modo poi riportare a livello istituzionale queste forme di manifestazioni di dissenso.